Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io ho sempre pensato che dare un aiuto, anche in chiave militare, a un paese aggredito, alle porte di casa nostra, secondo una scelta condivisa della dimensione europea, sia non solo legittimo ma anche giusto. Il problema che ci ha divisi è la vera faglia, non è questa la faglia. Qual è? La faglia è fra chi pensa, insomma, i militari dicono che non c'è soluzione militare, i politici, tanti politici dicono vincere. Qui c'è, no, anche Giorgia Meloni deve... oggi ha detto agli imprenditori che devono gli imprenditori italiani che devono credere nella vittoria dell'Ucraina. Allora non ci siamo, proprio non ci capiamo, perché vincere è una parola che va tirata via dal tavolo. È una parola che presuppone una cosa drammatica. È questo che la gente non vuole. Non gli aiuti, non vuole gli aiuti, non è vero. La gente non vuole l'escalation, questo non vuole la gente. Allora bisogna dare una mano in modo che l'Ucraina sia in piedi, perché se no ci troviamo poi, il problema ce lo troviamo poi in Polonia. Bisogna che l'Ucraina sia in piedi e possa negoziare, e bisogna dire bel chiaro a chi non è d'accordo, e ce n'è, la Meloni, ma... gli atlantisti estremi, anche una parte, no, del PD, ma c'è nel mondo, purtroppo, negli Stati Uniti e nella Gran Bretagna ci sono opinioni, non tutte, che tirano a questa parola vincere. No, dice, ma Putin non so cosa abbia in testa. L'importante è che capiamo cosa abbiamo in testa noi e che lo diciamo. È ora. La Cina probabilmente è un negoziatore, l'ha detto Carasso, un mediatore di parte. Benvenga. Chi è che fa il mediatore di parte? Però intanto è andata bene oggi questa telefonata tra Xi Jinping e Zelensky. Vuole un mediatore di parte anche in Occidente. Ecco, allora, bisogna trovarlo. Scusa Marco Travaglio.